Abbiamo preso le palline dalla cantina e così finalmente facciamo l'albero. È già ora. Io amo il Natale, guardate, la sto facendo fluttuare. E voi, Estrinita, se avete già fatto l'albero, io inizio a metterlo un po' a caso, Sofì. E poi voglio aprire anche l'altra scatola per vedere che cosa c'è dentro. Vediamo. Wow! Posso metterlo io questo cappellino che non ho niente? Va bene, a me piace tantissimo questo cerchietto che sembra che ha gli orecchini. Comunque, Sofì, speriamo che questa volta non succeda niente di strano, perché l'altra volta che volevamo fare l'albero è successo qualcosa di brutto. Cosa? Siamo state rapite! Il Natale è davvero bello perché ci piacciono tantissimo le decorazioni. Farle anche. Questi li aveva fatti Sofì. Sono degli angeletti che si possono attaccare all'albero. Con te. Va bene Sofì, tu vai pure avanti a mettere le decorazioni e le palline, che io vado in cucina a preparare la colazione per domani mattina. Così faremo una colazione natalizia. Mi raccomando, fallo bello, eh? Certo. Ci vuole panettone. Che buono. Ecco qui. E poi ci sono anche dei cioccolatini. Domani mattina Sofì sarà molto contenta della nostra colazione natalizia. E ora torno anch'io a fare l'albero. Da sole a fare l'albero indisturbate, senza nessuno che ci dà fastidio. Estreita, sguardate, non mi ricordavo che avevo una pallina con scritto sul mio nome Sofia. E guardate queste due che belle, una tipo la neve e l'altra tipo ghiaccio. Oh, questo si è sembra staccato. Neve. Oh, si è staccata, vabbè, no. La mettiamo così. Certo che sono Sofia. Ah, mamma. Sì, che c'è? Però io ho sete. Io devo bere. Sì, però aspetta, prima di bere facciamo il saluto alle Estreitas. Sì. Hola, Estreitas! Io sono Sofia e lei è Moni. Insieme siamo Las Lunas. Dai, io continuo l'albero, tu vuoi pure bere? Sì. La la la, è Natale, sì! Bene, posso riprendere a fare l'albero? Ma che? Ma manca una fetta! Ma che cos'è successo? Devo chiamare mamma Moni. Mamma Moni! Che c'è, Sofì? Manca una fetta, non lo vedi? Ah! Ma Sofì, te la sei mangiata? No! Non me la sono mangiata, ero andata a bere e dopo ho trovato il panettone così. Sofì, non me la racconti giusta. Guarda che se dici le bugie a Natale, poi Babbo Natale non ti porta i giocattoli e la Befana ti porterà tutto il carbone. Ma... sta dicendo la verità, che cosa stai dicendo? Sicura, sicura, Sofì? Certo! Guarda che se non dici la verità, ti viene il naso come Pinocchio. Lasciamola qui per domani mattina, adesso andiamo a finire l'albero. Ok, ciao ciao! Che bello, sta venendo proprio bene il
se lo vedete bene, ma dentro ci sono tutte le piume, è bellissima questa pallina. Sofì, senti, dai, vai avanti tu, io devo anche cucinare un pochino. Purtroppo devo sempre cucinare, perché sennò qua non si mangia. Adesso torno. Ok. Ah, cosa cucinerò? Vediamo. Oh, mamma mia! Ma cosa succede qui? Ancora più mangiato! Pezzettini avanzati! Sofì, vieni subito! Sofì, vieni! Che cosa succede? Guarda! No, qui c'è qualcosa che non va, eh? No! Ora ti credo che non sei stata tu! Shh, vieni con me! Ritiriamoci! Sofì! Non facciamoci sentire. Secondo me c'è qualcuno in casa nostra. Qui gatta ci cova. Ho capito, ma cosa vuol dire gatta ci cova? Gatta ci cova è un modo per dire c'è qualcosa di losco, qualcosa sotto, c'è qualcosa che non va, c'è qualche cattivo. Allora ti sei spiegata male. Coniglio ci cova. Coniglio? Ma tu mi vuoi dire che secondo te? Sì. C'è il coniglio? Il coniglio cattivo? Cioè sì, sì, io non l'ho mangiato, tu non l'hai mangiato. Chi è goloso? Il coniglio. È vero, il coniglio cattivo. Shh, dobbiamo pensare a un piano. Allora, Estrellitas, voi l'avete già visto il coniglio cattivo? L'avete visto in casa nostra? Oggi? Oppure in qualche altro video? Scrivetecelo qui sotto. Se volete aiutarci, iscrivetevi, cliccate la campanella e spolliciate. Sì, così ci aiuterete, abbiamo bisogno di voi, della vostra energia, che come sempre ci aiutate tantissimo anche con i vostri commenti e suggerimenti che scrivete qui sotto. Ma adesso, Sofì, mettiamoci qui e pensiamo seriamente a cosa possiamo fare, perché la priorità che noi dobbiamo fare è salvare il Natale. Non possiamo stare sempre con questo coniglio che ci ruba le cose, i dolci. Magari ci vuole rubare anche il pranzo di Natale? In questa occasione ci vuole rubare il panettone e dobbiamo salvare il panettone. Esatto, e poi non riusciamo neanche a fare l'albero perché ci disturba. Però, Sofì, io ho paura, è molto pericoloso. Sofì, anch'io ho paura, però dobbiamo farci forza e dobbiamo pensare a un piano. Ti viene in mente qualcosa? Niente. Lo dobbiamo catturare. Catturare? Sì. Ma non ce la faremo mai, cioè lui ci cattura, cioè ci aveva catturato, ma noi non siamo capaci di catturarlo. Ci aveva anche rapito, non so se lo sapete, Strita, è stata un'esperienza tremenda. Quindi è molto pericoloso il coniglio, vero Sofì? Sì, ma molto. Però non possiamo certo lasciarlo qui a casa nostra. E poi Sofì, se andiamo a dormire e lui è ancora in casa nostra, lo dobbiamo mandare via. No, cioè chi lo dobbiamo mandare via, ma noi mica che siamo delle spie e sappiamo catturare le persone. Sofì, ci dobbiamo fare forza, dobbiamo catturarlo. Perché se c'è un topo in casa vostra che vi mangia tutto il formaggio, voi non mettete le trappole? Non lo catturate? No, lasciate il topo così in casa, che schifo. E allora anch'io schifo di questo coniglio che ci mangia tutto e poi lascia tutte le bricioline e pazzi smangiucchiati. Scusa, tu ti vuoi mangiare la fetta smangiucchiata del coniglio? No, fa schifo. Allora, adesso ci nascondiamo e lo spiamo e vediamo cosa fa in cucina. Ok. Ok. Mettiamoci lì dietro. Siamo. Shh.
panettone! Lo vuole finire! Poi ci sono anche tutti i cioccolatini! È meglio che parliamo qui senza che lo spiamo. Allora, noi lo dobbiamo catturare, vero? Ci dobbiamo fare forza! Ok, noi siamo coraggiose. E lo dovremo catturare, ma con cosa? Con la corda! Noi abbiamo le corde, come ci aveva cacciato. Sì, abbiamo una corda! Quelle che ci aveva usato lui per catturarci, abbiamo anche delle catene. Adesso le recuperiamo e torniamo qui. E quando lui non se ne accorge, noi dobbiamo in qualche modo catturarlo, tirarlo, legarlo, imbavagliarlo. In qualche modo lo dobbiamo immobilizzare. Quindi una si occupa della corda e l'altra gli salta addosso. Cioè dobbiamo cercare di fare... Siamo in due, noi siamo in due. Noi siamo in due e abbiamo questo vantaggio che lui è da solo. Lui non sa che noi sappiamo, cioè non so se stai capendo il mio discorso. Sto capendo. Cioè lui non sa che noi sappiamo che lui è qui. Quindi lui crede di essere furbo, crede di essere nascosto, crede di essere invisibile. E invece noi? Sappiamo! Sì, lo sappiamo! E lo catturiamo con la corda così! Ok! Iscrivetevi, cliccate la campanella e follicia! Sì, è molto importante questo perché ne va della buona riuscita di questa impresa. Cioè, se noi avremo tante iscrizioni e tanti pollicioni in su, saremo più forti di lui, perché saremo in tanti, noi e voi. Voi siete le estrellitas, le nostre stelline. E noi... stelline in spagnolo. Las lunas vuol dire le lune, perché alcuni di voi non lo sanno. E beh, però adesso ci stiamo un attimino perdendo tempo. Quello lì sì, intanto si finisce tutto il panettone. Mamma mia. Allora, andiamo a prendere la corda, ma in che modo? Shh. Ah, di là, non lo sapevo. Ecco la corda. Allora, io adesso faccio un bel cappio, Sofì, e il piano questo. Io tiro la corda, tipo Far West, tipo quando bisogna catturare gli animali. Ma tu lo sai fare? No, non l'ho mai fatto, però lo farò. Ecco così, un bel cerchio, lo lancerò per prenderlo. Mentre io faccio questo, tu lo distrai, gli salti addosso, e poi quando vedi che io sto tirando la corda, ti togli. Ti così... salto addosso? Sì, sì, gli salti addosso da dietro, magari vai sotto così non ti vede, gli salti addosso da dietro, io gli tiro la corda, e insomma, in qualche modo dobbiamo fare, dai, proviamo. Sei un bel salamino. Vai Sofì, addobba tutta la gabbia. Vedi cosa facciamo, ti trattiamo anche bene. Tu devi imparare ad amare il Natale. Sei il nostro Grinch. Sì, una bella pallina nelle orecchie. Sembri proprio un alberello di Natale. Già. Hai capito? Tu devi amare il Natale perché sei troppo dispettoso. Ha ragione Sofì, sei come il Grinch.
Vuoi solo fare dispetti, rovinare il Natale agli altri e mangiare tutto il panettone. Ah, coniglio, coniglio, adesso sei in gabbia. L'abbiamo catturato, siamo state proprio brave, Sofì. Cioccolà. Yeah! Adesso che tu sei in gabbia, ti devi pentire. Sì, sì. Vero, Sofì? Sì. E poi tu ci avevi messo in gabbia l'altra volta. E quindi noi ci siamo vendicate. Esatto. Non puoi continuare a mangiare i nostri dolci. Esatto. Vieni, Sofì, consultiamoci con le strellitas. Lo vedete che è lì? Noi lo lasceremo tutto il Natale lì. Che dite, strellitas? Così impara. Sì. E strellitas, scrivete qua sotto nei commenti se dobbiamo liberare il coniglio o non lo dobbiamo liberare. Perché in fondo è Natale, sono tutti più buoni. E anche se lui si è comportato molto male con noi, eccolo lì. Non so se è giusto lasciarlo fino a Natale, perché noi sappiamo cosa vuol dire essere rinchiuso in una gabbia. Coniglio, ti vuoi pentire di quello che hai fatto? Magari ti possiamo liberare. C'è qualche strellitas che ci sta scrivendo qui sotto di liberarlo. Sì? Vediamo se davvero ti vuoi pentire. Come facciamo a sapere se veramente si pente o non si pente? Già, come facciamo a essere sicuri che sia pentito e che voglia festeggiare il Natale? Cosa? Fa così? Aspetta. Scusa? Ci stai chiedendo scusa? Beh, forse non se lo merita, Sofì, che dici? Ma forse dovremmo liberarlo. In fondo è Natale. Con calma, allora noi adesso ti liberiamo, apriamo la gabbia e ce ne andiamo. E tu esci, ma prometti di non seguirci e soprattutto di non venire più a rubarci i dolci di Natale. Dammi la zampa. Vediamoci. Va bene, allora, con calma, eh? Un attimino, stai fermo, stai buono lì. Ok, ti liberiamo. Questa è la chiave. Vediamo, oh. Sofì. Questa? Liberalo, dai. Aiuto, ho paura. Ma dopo corriamo veloci, veloci. Sì, 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 sì. Dai. Allora la inserisco. Stai fermo! Non se non ti calmi non ti liberiamo, eh? Aperto, non si calma. Allora lasciaglielo così, scappiamo. Ok, andiamo via! Che lui adesso uscirà! Andiamo! Apriamo! Dai. Andiamocene! Aspetta! Si sta liberando! Eccolo lì, sta uscendo! Distrutte. Oggi dovevamo fare l'albero di Natale, ma non ce la facciamo, siamo senza forze. Vero, Sofì? Già. Non ci aspettavamo tutto quello che è successo. Già, e siamo veramente sfinite. Il coniglio cattivo non ci ha fatto fare l'albero. E lo faremo un'altra volta. Ma adesso, anche se siamo stanchissime, vi salutiamo. Comunque, prima dei saluti, iscrivetevi, cliccate la campanella, pollicciate. Sì, lasciateci tantissimi like, dobbiamo recuperare. E speriamo che di avervi ben sparato un sorriso. Così. Rimanete con noi per tanti altri video, mi raccomando. Salutiamo Emina da Genova. Sara da Monza, ti avevamo incontrato a Monza, ti ricordi? Sì, alla ruota panoramica. E Lina da Monza, ti avevamo incontrata e mi avevi regalato
stato divertentissimo. È stato bellissimo incontrarvi, Estrellitas. Besitos! Salutiamo anche Velia di Benedetto, Janat, che vive in Italia ma viene anche lei dal Marocco. Tantissime ci seguite con origini marocchine. Già. E salutiamo anche Gaia da Frassinelle Polesine nel Veneto. Besitos! Salutiamo Ginevra d'Urso, Viola e mamma Diana. Sì, anche le mamme! E Lorena da Roma! Besitos! Ultimi ma non ultimi, salutiamo anche Jessica Barranca, le sue sorelle Ludovica e Sofia e mamma Valeria, la nostra mamma! Salutiamo anche Valeria Farci e poi Antonella e sua sorella Margherita dalla Puglia! Besitos! E se volete che vi salutiamo, scrivete qua sotto nei commenti il vostro nome e cognome, oppure il vostro nome e la città dove vivete, non la via. Ciao!